Saluto Edgar, presidente di Gaia Animali e Ambiente, che ora ci racconterà la storia di questa bimba. Ora, Gioia l'abbiamo chiamata così perché per noi è una gioia, ma come tanti altri quattro zampe ha una storia sfortunata inizialmente, perché pensa, lei è stata abbandonata e buttata dentro un rifugio e ha rischiato tra l'altro di venire sbranata dagli altri cani che erano liberi. Per fortuna c'era una volontaria del rifugio che si è accorta dell'abbaiare e ha salvato Gioia in tempo, ed era pure incinta, e quindi dopo pochi giorni dall'abbandono ha partorito quattro cuccioli che abbiamo fatto adottare. È rimasta in rifugio lei, è una cagnolina un po' timida, un po' spaventata, ma alla fine ha fatto un percorso di avvicinamento a una nuova famiglia bellissima, che è stato straordinario, quindi oggi gliela consegneremo. Voglio ricordare a tutti che come Gioia ha trovato una famiglia che l'ha scelta nonostante abbia più di 10 anni, così ci sono tanti altri vecchietti o comunque cagnolini non più giovani, diciamo così, che è più elegante, che dietro le sbarre di un canile aspettano solo una nuova opportunità. E adesso, Gioia, devi pazientare ancora qualche minuto. Tra poco arriverà la tua dell'adozione live. È quello in cui una famiglia che ha fatto un percorso di adozione per un cagnolino di canile finalmente lo stringe tra le proprie braccia e lo porta a casa. La cagnolina ve l'abbiamo già presentata, Gioia, poco fa. Ora vi presentiamo la famiglia. È una famiglia meravigliosa quella che sta per abbracciare Gioia, due bimbi fantastici, Nicolò e Virginia. Quanti anni avete, Nicolò? 6 e mezzo. 8. Oh, benissimo. La mamma Fabiana e il papà Andrea hanno deciso di fare questa adozione meravigliosa dopo una esperienza che tu, Fabiana, come volontaria hai già fatto per Gioia. E come mai hai scelto proprio Gioia per la tua famiglia? Abbiamo scelto un cane che non fosse proprio un cucciolotto, perché avendo già due bambini è abbastanza impegnativo, e quindi ho preferito avere non un cucciolo ma un cane tranquillo e già abituato a fare certe cose. E poi perché era talmente dolce che non si poteva non portare a casa. Ma voi bimbi siete contenti? Sì. Sì. E siete andati anche voi a vederla in canile? L'avete scelta? Sì. Bambini, io credo che dovete proprio ringraziare i vostri genitori, perché sapete quanti bimbi vorrebbero avere un cane bello come la vostra Gioia? Edgar, portaci questa cagnolina meravigliosa, non aspettiamo un minuto di più, e dalla ai suoi padroncini, ed ti eccola, prego. Eccola qui, Gioia. Oh. Eccoci. Eccola qui. Ma che bella! Pianin pianino! Ma quanto bella! Ma Gioia, sei felice! Finalmente! È proprio quello che volevate, bimbi? Sì. Sì. Io credo che questa sia davvero un'immagine stupenda, e mentre lascio la piccola Virginia e il fratellino Nicolò fare amicizia con la cagnolina che hanno scelto, voglio dare la linea a Roberto e Giuliana, i nostri bravissimi storici dell'arte.